Notizia che ha battuto tutto mercatoweb.com, ovvero caos senza fine a Catania, come scrive Alessio Laimo. Catania che oggi non ha completato l'iscrizione al campionato di Serie B, di conseguenza nella migliore delle ipotesi, aspettando le decisioni della giustizia sportiva dopo la confessione del Pulvirenti sulle partite comprate, il prossimo anno la squadra rosso-azzurra riceverà una penalizzazione. Questo per quello che è successo oggi. Ovviamente stiamo parlando di una situazione molto più catastrofica e l'incubo dei dilettanti per il Catania è sempre più dietro l'angolo, è sempre più un dato abbastanza oggettivo. Il discorso qual è? Che oggi c'era la presentazione per quanto riguarda le fideiussioni, la fideiussione, quindi c'è stata un'iscrizione non accettata perché il Catania non ha presentato regolare documentazione. Il segnale, il simbolo qual è? Che anche la stessa società non ha voluto rispettare dei pagamenti e degli obblighi economici, perché ormai sa bene quale sarà il futuro. Probabilmente la speranza è una Lega Pro anziché una Serie D. Per quanto riguarda la corsa e i ripescaggi, il Brescia è favorito sulla vicenda Parma, però attenzione a seguire sempre la vicenda del Brescia, perché anche lì c'è una situazione ancora in sospeso. Al posto del Catania è strafavorita la Virtus Entella, come già abbiamo detto da qualche giorno, e poi c'è il dubbio sul Teramo, quale sarà il futuro del Teramo, e capire eventualmente, qualora non ci sarà la promozione in Serie B del Teramo, a quel punto c'è l'Ascoli che incombe, però c'è una situazione ancora un po' pregressa, perché l'Ascoli in questo momento è denominata Ascoli Picchio, che comunque è la nuova società con 2 anni di vita. Staremo a vedere, perché ci sono anche squadre, ad esempio il Bassano, che è della tua città, Mister Breda, che spera in un ripescaggio avendo perso la finale playoff contro il Como. Un pasticcio. Sì, è un grosso peccato. In effetti penso che Catania in questo momento, la dirigenza, abbia altri pensieri, oltre che... Cioè, l'attenzione non è sull'iscrizione al campionato, anche perché penso che sono soldi buttati via, tra virgolette. Però insomma, vediamo, ogni anno è un po' così. Alla fine credo che a parlarne si perda solo del tempo. Perché allora, se non si iscrive alla B e va in D, si va per ripescaggio, si iscrive e si va per riammissione, quindi va a questo punto sicuramente l'Entella in Serie B. Infatti i dirigenti dell'Entella stanno lavorando già su quella direzione.